Proprio qualche giorno fa ho incontrato una persona che andava di fretta. Perché tutta questa fretta? Una fretta che però non era frenetica, piena di ansia, quella fretta che ti fa stressare. No, era diversa, perché questo non vedeva l'ora di andare a casa per dire ai suoi che aveva preso 30 e lode a un esame. 30 E quindi era una bella fretta, fatta di gioia e non di preoccupazioni. Questo solitamente succede quando ti annunciano una bella cosa e tu non vedi l'ora di raccontarla al mondo. Ciao mondo! Ed è la stessa voglia che c'aveva Maria di Nazareth dopo che l'angelo gli aveva proposto di diventare la madre del Salvatore. E lei era così felice, ma così felice, che non vedeva l'ora di iniziare l'opera di Dio nella sua vita. E doveva parlarne con qualcuno, perché era una cosa troppo bella. Sì, ma con chi? Chi sarà? Con te. Perché mica a tutti si può raccontare che un angelo ti è apparso e ti ha detto che stai per rimanere incinta per opera dello Spirito Santo. Questo è il motivo per cui le grazie non si raccontano a tutti indistintamente. Perciò Maria si sceglie una persona precisa, la cugina Elisabetta, che tra le altre cose era stata citata anche dall'arcangelo Gabriele, che gli aveva spoilerato che anche lei era incinta di Giovanni il Battista. Manco una telenovela è così. Manco beautiful. Insomma, con tutte queste belle notizie, Maria si mette in viaggio e parte in fretta, come la fretta di quello che aveva fatto l'esame. Perché c'ha proprio il bisogno di condividere la gioia con chi può capirla. Solo che quando Maria arriva a casa di Elisabetta, di una visita che dura 3 mesi, l'evangelista ci descrive soltanto il saluto. E tutto il resto che fine fa? Evidentemente tutto il resto non ci serve, perché già il saluto ci dice tutto. E infatti Elisabetta, appena sente il saluto di Maria, impazzisce di gioia. E con lei anche il bimbo che porta in pancia. Sussulta. E Maria è felice. Ed Elisabetta è felice. E Giovanni Battista in grembo è felice. E tutti sono felici. Perché basta poco per essere felice. Perché già il solo condividere le cose belle crea bellezza. E si va di grazia in grazia, di bellezza in bellezza. In altre parole, il compito del cristiano, ma non solo del cristiano, ma di ogni persona di buona volontà, non è limitarsi a non fare niente di male, come molti dicono in confessione. Altrimenti pure la telecamera che mi sta riprendendo è cristiana, non fa niente di male. No, il mio e il tuo compito è dire e fare le cose belle. Non possiamo limitarci a fare le cose perché dobbiamo farle, ma perché c'è uno slancio dello spirito, una voglia di condividere, un desiderio di bellezza che Dio mette dentro di noi e che ci sprona sempre a prendere l'iniziativa, come ha fatto Maria con la cugina. Questo si chiama procreare, procreare bellezza. E questo desiderio ce lo hai anche tu, perché Dio lo ha messo a tutti. Perciò non abortire il desiderio di bellezza che hai dentro di te. E se per caso l'hai abortito, lasciati fecondare di nuovo dallo Spirito. Crea bellezza.